L'Istituto di Istruzione Superiore Camillo Olivetti di Ivrea, oggi di proprietà della città metropolitana di Torino, è costituito da un insieme di fabbricati in stile razionalista. Furono costruiti negli anni 60 per ospitare un istituto industriale voluto da Adriano Olivetti per formare i tecnici, meccanici ed elettrotecnici da inserire in azienda. Nelle palazzine oggi trovano spazio, oltre alle aule, due ampie palestre e i laboratori, dove studiano circa 1250 allievi divisi in 66 classi e 5 differenti indirizzi. Grazie ai fondi del PNRR, oggi sono in corso due grandi linee di intervento. La prima riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici scolastici e interviene sulle coperture, sui serramenti e sul rifacimento dei servizi igienici, concentrandosi sull'edificio che comprende le maniche dette A e B. L'edificio che ci ospita, l'Istituto Olivetti di Ivrea, è un edificio scolastico abbastanza complesso e articolato, con più fabbricati. E negli ultimi anni sono stati investiti importanti risorse per risolvere delle criticità importanti. Uno degli ultimi interventi che stiamo portando avanti è quello finanziato con i fondi del PNRR e che ha riguardato una serie di interventi volti appunto a risolvere queste criticità che da anni sono presenti nell'edificio. Uno è quello dei servizi igienici, gli altri interventi riguardano i serramenti, la sostituzione parziale dei serramenti degli uffici, comprese le vetrate d'ingresso, la copertura della manica A, il rifacimento della pavimentazione d'ingresso. L'intervento di rifacimento dei servizi igienici è partito dal fabbricato officine, chiamate anche capanni, ed è consistito nella demolizione dei vecchi servizi igienici che erano in condizioni critiche e nei nuovi servizi dedicati ai ragazzi, alle ragazze, al corpo docenti e al disabile. I lavori sono iniziati a luglio del 2023 e sono stati ultimati per l'anno scolastico del 2023, quindi per settembre. Dopodiché si è proseguiti con il blocco dei servizi igienici della manica A, cioè dell'edificio principale, partendo dal primo piano. Poi siamo passati, dove ci troviamo attualmente, con i lavori al piano terra e successivamente verranno rifatti i servizi igienici del piano seminterrato. Non sono i primi lavori importanti realizzati all'Olivetti. Per restare agli anni più recenti, a cavallo del periodo della pandemia di Covid, sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione straordinaria per dotare l'istituto di un numero maggiore di aule e garantire il distanziamento. E dove un tempo c'erano le cucine, è stata creata una grande aula studio.